Hello guys, Ranjana here, benvenuti in questo nuovo video qui su Mario Kart 8. Siamo ovviamente sul mio canale, signori, andiamo subito online con il mio assetto e con Luigi, perché voglio fare una partitozza online con la mia macchina preferita. Non so se è ancora un buon setup, se ci sono cose migliori. Dovrei un attimino aggiornarmi su appunto quello che è il mondo di Mario Kart 8. Però poi ne vedremo un po' i risultati in game. Signori, ci vediamo sulla pista. Signori, 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 la lobby è piena di gente abbastanza forte. Hanno dei punteggi belli alti, soprattutto un paio che sono sopra i 5.000, quindi... Cavolo. E poi questa mappa, come ben sapete, è bella tostarella, perché ci sono le auto, perché l'autostrada notturna era bella forte anche su Nintendo 64. Intanto la lobby, come avete ben notato, lagga un po', purtroppo. Questo da cosa è vestito? Questo è il suo Mi... Con la skin di cosa? Di Donkey Kong, penso. Non so se lo sapete, ma hanno aggiunto la possibilità con gli amiibo di personalizzare proprio Mi e metterci il costume di Link, di Samus, di Metroid, di Kirby, di Donkey Kong e poi di qualcun altro, sì, signori. Adesso non mi ricordo di chi, però ce ne sono ancora un paio. Ed è una cosa molto figa, in realtà. Sono molto contento. La cosa che mi dispiace è che l'unica amiibo che ho io è quella di Pikachu, e che non è stata aggiunta. Cioè, io non capisco, è uno dei personaggi punta di Nintendo, Pikachu, eppure non l'hanno messo in Mario Kart. Strana scelta. Io l'avrei visto bene come costume su Mi, soprattutto sui Mi quelli piccolini, no? Sarebbe stato carino. E invece hanno preferito non metterla. E vabbè, non fa nulla. Speriamo in un futuro aggiornamento. Intanto, signori, siamo quarti, stiamo gareggiando abbastanza bene, devo dire la verità. Siamo anche a 10 monetine. Bene, 10 monetine, lo sapete che fanno sempre comodo. Sempre. Oh, ottimo potenziamento. Una volta tanto, signori, ci esce qualcosa di decente. Ai ai ai, cazzo. Va bene. Cerchiamo di fare un po' di culi. Via. Oh yes. Prendiamo qui. Siamo secondi. Ok. Vedo anche il primo che è lì con una moto ed una banana nel culo. Primo, a te piacciono le banane nel culo, eh? No, passa al centro. Vai dal primo, che io sono anche abbastanza indietro, quindi mi fa recuperare un bel po' di tempo. Prezioso. Boom! Madonna, signori. Ma non è stato preso dalle mie tartarughe verdi passandomi vicino. Ma davvero? Scusatemi. Ma secondo quale logica questa cosa non accade? Secondo quale logica questa cosa non accade? Vai, passami in curva che ti distruggo l'anima. No, niente signori, io non vedo nulla assolutamente. Sti cazzo di calamari che arrivano sempre al momento sbagliato. Aiuto. Ok, signori, non so dove è il secondo, ma si è fermato contro contro l'autobus, e noi arriviamo primi. Luigi domina, perché Luigi è il boss di questo gioco, signori. È sempre il momento di Luigi, ricordatevelo. Oh signori, ci siamo. Meno male. Allora, questa mappa l'ho scelta io, l'ho votata, perché in realtà l'abbiamo fatta spesso negli ultimi due video, mi sembra che c'era in entrambi, assolutamente sì. Ma è una mappa molto competitiva, che per quanto è difficile è divertente da giocare, e quindi ci sta. Per esempio, a me non diverte molto giocare alla pista arcobaleno. È bella, però non lo so, non mi diverte moltissimo. Non mi dà quella sensazione di brio che invece questa mappa qui mi dà, perché è particolarmente semplice sotto un certo punto di vista. Diciamo che è una pista a tutti gli effetti, però ha quella sfida con tutte queste curve che mi intrigano un poco, devo dire la verità. È stato fatto un bel lavoro da Nintendo su questa pista, sono molto contento. Questa, se non mi ricordo male, era presente nel GameCube, mi sembra nel GameCube, signori, ed è stata ripresa, hanno fatto benissimo. Si chiama Isola Yoshi, se non ricordo male, ed è una gran mappa, una signora mappa in realtà. Ok, allora cerchiamo di collezionare monetine, perché essendo primi abbiamo bisogno di un certo distacco dalla concorrenza. Ecco, appunto, già si sente la concorrenza, mandano sti gusci. Che cazzo volete, mi state spiando? Io intanto mi faccio tutti i muri, perché giustamente appena arrivo primo mi emoziono, no? Faccio, signori, no, ma io sono troppo swag, e quindi ci sta. Mi emoziono e perdo tutte le posizioni. Dai, dammi qualcosa che non siano monetine.
qualsiasi cosa. Perfetto, ottimo. Giriamo, signori. Luigi domina, lo sapete, vai così, bene, ancora Luigi, vai, gira, perfetto. Signori, siamo ancora primi e la cosa è ottima. Vorrei prendere quella scorciatoia, nella cascata c'è una scorciatoia che ti taglia quella curva. L'unico problema è che credo si possa prendere solo ed esclusivamente con un turbo. Devo fare delle prove in offline, non sto giocando molto offline a Mario Kart, devo dire la verità. Sono ricascato nel giro di Monster Hunter con degli amici, perché ho trovato appunto un paio di amici che ci giocano ancora offline e quindi ci incontriamo un paio di volte a settimana, anche solo una volta, però comunque ci incontriamo per giocarci tutti insieme offline, siamo in tre e signori ci divertiamo un sacco. Avessimo anche il quarto giocatore sarebbe una cosa fantastica. Signori, seconda gara e seconda prima posizione, yes! Signori, questa è una mappa che in realtà non abbiamo visto molto spesso, l'abbiamo visto nei video che ho dedicato al DLC, se non ricordo male, ed è fichissimo, quindi andiamo, facciamola, cazzo, una volta tanto che esce, andiamo. Extra Bike, Exit, cazzo, non mi ricordo come si chiama, è un nome stranissimo, tutta colpa di questi programmatori, signori, tutta colpa di questi programmatori. Via, lanciamo una tartaruga verde, anche se non è stata una mossa molto saggia. Wow, le pozze di fango, cavolo, me l'ero dimenticato. Sta mappa è molto, molto divertente, molto simpatica. Anche qua c'è da stare attenti, perché se si sbagliano un paio di saltini, signori, si è nei cazzi e non è proprio un gran divertimento. Tipo quello, si è impantanato. Che cazzo ha fatto? L'avete visto? A un certo punto è arrivato in aria. Il lag, signori, dat lag. Aiuto, vaffanculo a quel mi che mi ha spinto. Signori, fermate quel mi. Vai amico vestito da Donkey Kong, ferma quel mi, ti prego. Lanciagli qualsiasi cosa, basta che non la lanci a me, la lanci a lui. Piantina. Ok, vai Luigi. Yes, che cazzo. Vai Luigi, mangia tutti i nostri amici concorrenti. No, assolutamente no, ma cazzarola. Ok, mi hanno fottuto, signori, anche la cassa, vaffanculo. Ok, andiamo, salta, perfetto, siamo quarti, signori, quarti è un buon posto, è per il momento un buon posto, perché siamo ancora al secondo giro, possiamo recuperare qualcosa. Giriamo, vai così, o possiamo anche arrivare ultimi, ovviamente, però io cerco di non tirarmi seccia addosso da solo, e semmai cercare di arrivare anche primo. Prendete quel giapponese, fermatelo. Cazzo, per questa mappa qua una moto secondo me è migliore, perché qualcosa che abbia un bel po' di accelerazione qui spacca, signori, qui spacca davvero tanto, tutti questi salti si sente la differenza accelerazione e velocità. Vai così, cazzo, via, si salta ancora, questa non sono riuscito a farlo, anzi mi sono pure incastrato, vaffanculo. È arrivata una tartarughina verde, era rossa, tartarughina rossa. Ah, ce l'abbiamo uno che ci sta superando, cazzo, non all'ultimo, dai, almeno sul podio. No, Link, cazzo, per pochissimo, signori, però è stata una bella gara, quindi sono molto soddisfatto, molto molto soddisfatto. Signori, noi ci vediamo in un prossimo video, lasciate un mi piace, un commentino ed enjoy e carrenese con voi. Ovviamente fatemi sapere qua sotto se Mario Kart vi gusta ancora, oppure se vi siete un po' stufati di queste gare.